Siamo alla provincia di Salerno con Anna De Rosa, ideatrice di Incontro con le autrici, che è un incontro molto particolare perché tu l'altra volta mi spiegavi, non è semplicemente la presentazione alla quale noi siamo abituati di un libro, ma è qualcosa di più. A te la parola. Allora, avevo un bel gruppo di autrici che mi dice, più autrici, è casuale, ma la maggior parte sono autrici, però ora stanno facendo avanti anche autori, dopo questo passaparola, questo rodaggio, si stanno facendo avanti anche autori, e faremo prossimamente, ho parlato proprio con la provincia, però in primavera, dalla primavera, perché la pausa la dobbiamo fare. E quindi mi chiedevano di presentare i loro libri, perché queste autrici hanno già presentato il libro, o ne hanno un altro, qualcuno anche il terzo, oppure sono affermate, sono giornaliste, sono variegate. E quindi volentieri ho pensato, ma io non voglio presentare il libro con quella cosa statica della scrivania. La scrivania, no. Io sono altro, perché deve rappresentare me, perché io sono una curatrice di eventi e i miei eventi sono sempre informali, sono sempre con un canovaccio che può essere sempre cambiato, cioè io non voglio una scaletta statica, ma deve essere che si può cambiare, se sta avvenendo qualcosa si può prendere anche la parola e spostarsi un attimo l'asse su un'altra visione, su un'altra cosa che sta accadendo, però poi si ritorna, perché poi le protagoniste qui in questo caso sono le autrici e i loro libri. E quindi, però, un'altra cosa importantissima è la lettura. Lui dobbiamo leggere questi libri. Quindi io ho voluto affiancare a me Titti Ficuccello, anche autrice, ma per avere una spalla, un aiuto, perché poi da soli non è che si può fare tutto, anche se io faccio tutto. Però il lavoro di squadra è sempre. Ma infatti io coinvolgo poi tutte le autrici, ma nel caso degli eventi ho sempre anche artiste, perché infatti ho curato finora collettive d'arte, in cui anche 100 artisti, cioè in tutti i luoghi di Salerno le ho fatte le mie. Lo so, perché ti seguo e vedo che ogni tanto ti trovo in qualche galleria, esponi tu, espongono altre tue colleghe. Sì, perché io poi curo dei gruppi anche per altri curatori. Altri curatori mi chiedono, ma mi puoi portare delle tue artiste? Non sono mie, sono libere e indipendenti, però sono delle... hanno fiducia in me, quindi io ho avuto la fortuna, ma per come sono fatta, cioè, quindi mi seguono, sono seguita e si va avanti. Non a caso ho richieste già per preparare altre personali, perché curo anche personali degli artisti, sempre qui in provincia mi piace, e qui in provincia lo sto facendo dal 2010-2012, veramente degli anni ho fatto ogni mese un evento nell'evento. Sì, sei esplosiva, io che ho avuto modo di ma seguirti. Ma proprio sto parlando della provincia, però quindi presentiamo. Tu ci stai seguendo e visto che sono variegati gli incontri, sono i generi, genere c'è dal romanzo, la denuncia, oggi ci sta un fantasy, noir, thriller, veramente, che oggi poi la scrittura è fusion, si dice così, sì. Quindi non è più un genere solo, il romanzato, il romanzo, però veramente finora tutte le autrici sono state interessanti, hanno molto da dire. Quando sono venuta qui la prima volta io avevo idea di assistere alla classica presentazione, no. Invece mi è piaciuto moltissimo perché c'è un'interazione tra di voi, con l'autrice, con il pubblico, ma soprattutto è la pagina che parla. Ti volevo chiedere, tu già un po' l'hai anticipato, già l'hai detto. Poi abbiamo anche la musicista. La musicista Elvira, anche, bravissima, che dopo intervisteremo assolutamente. Oggi non c'è perché la prossima volta. Ha avuto un piccolo incidente al polso, quindi è una chitarrista, è fondamentale. Qual è stata la reazione? Cioè, inizialmente, la prima volta, allora, come le hai viste le autrici? Alcune sono anche pittrici, sono già artiste pure, ecco, perciò io metto anche l'angolo dell'arte sempre in questa cosa, se visto, sempre multimediale, perché mi piace la multimedialità, i vari linguaggi dell'arte, la comunicazione. Questo mi interessa, e mi interessa comunicare, far arrivare alle persone, ma far sentire anche protagonisti tutti, anche il pubblico si deve sentire protagonista e può intervenire, può prendere parola, quindi perciò dicevo il canovaccio deve cambiare, può cambiare, e però il forte è sulla lettura, che noi scegliamo delle letture
e facendone una performance, perché la performance negli eventi, quando faccio le collettive d'arte, alle inaugurazioni invito anche, ho invitato gente di teatro, artisti di strada, musicisti, cori, sfilate di moda. Ah, proprio sfilate 360 gradi. Ci ho detto, è sempre multimediale, sfilate di moda, che qui è stato bellissimo quando le ho fatte per un evento che si chiama Donne non solo, che faccio l'8 marzo qui a Salerno. Ho fatto la quarta, quinta edizione, anche quando c'è stato il Covid io l'ho fatto online. Non ti sei proprio persa d'animo, no, come si vede, no, che sei una COVID persona, sto imparando a conoscerti. E quindi... Ti voglio fare un'ultima domanda e poi c'è la presentazione di questa sera. Dobbiamo correre di là. Ci sono tante donne, no? Infatti è una carrellata di voci femminili. Sì. Come... queste donne, che idea ti sei fatta di queste donne? Che cosa è emerso? Tu che hai guardato un attimo davanti donne... ma dietro, queste autrici che hai proposto, che si sono proposte, sì, che idea brava, ti sei fatta? Si sono proposte. Che tipo di donna è emersa, secondo te? Una donna... La donna, ma da sempre lo sappiamo, è coraggiosa. Cioè il coraggio, il mettersi in gioco, quindi denunciare... Scrive, perché fra quelle parole c'è proprio il voler comunicare, così non va bene, dobbiamo fare altro. Oppure saper raccontare, il sapersi raccontare e volerlo comunicare. Una comunicazione aperta che è più difficile nell'uomo che tiene, anche se io poi non faccio differenza maschile e femminile, non mi interessa, non è quello mio. È la persona che ti interessa. Io valuto le persone, cioè la persona. E quindi, però le donne è vero che hanno, forse nella storia, man mano con l'evoluzione è stato così, hanno dovuto sempre, ma io esisto, non posso stare zitta, perché devo stare zitta? Lo stai zitta, no? Sì, assolutamente. Lo stai zitta. Noi non vogliamo stare zitte, noi parliamo. No. E agiamo anche. Allora Titti, anche questa sera ascolteremo. Sono Anna. Titti, mi sono come, che guarda, in questa cosa ti chiedo scusa, tu sei l'ideatrice, però siete un connubio così intenso, e poi l'ultima volta ho intervistato lei, e quindi io a volte era dico, il suo, Titti, era, a volte dico... era il suo Anna volta. In bocca al lupo, grazie.